chiedo come mai erano carnefici, ma non presentati come carnefici, ma presentati come uomini e donne che avevano fatto una certa scelta, che avevano la forza di questa scelta, portato avanti un progetto che contemplava la morte, spesso di persone scelte così a caso, scelte perché erano più vulnerabili. Ebbene, in questo diluvio di parole la verità unica era quella. E per molti anni i parenti delle vittime, qua ci sono alcuni di loro, ci sono alcune persone che sono state ferite dalle Brigate Rosse, sono stati ridotti ad un silenzio forzato, sovrastato dalla pubblicità indotta da una serie di interviste che ponevano il brigatista quasi come una sorta di eroe romantico, che certo era commesso degli errori, ma aveva anche dovuto seguire un percorso di sofferenza che lo aveva portato a una redenzione, a una riabilitazione pubblica totale. Appunto, qui si è iniziato a vedere i brigatisti che andavano in università, per essere trattati addirittura come stanno. Che indicava un noto capo delle Brigate Rosse al figlio e infatti fare un autografo. Questo accadeva un po' di tempo fa a Palazzo Ducale, in combinazione dove lavorava il papà. Perché scrivere un libro? Perché la verità me lo sono chiesto anch'io. È stato un libro, c'è una proposta della casa editrice, da questo punto di vista privilegiato, perché solitamente uno ha un progetto, un lavoro pronto, qualcosa, si propone una casa editrice, oppure una casa editrice chiede a un scrittore la corporazione. Invece se sono uno scrittore, in casa editrice si è suicidata e ha chiesto di fare delle cose. Allora cosa è successo? Un libro che è nato senza un progetto. Non è un libro a tesi, come li chiamano, non so, è stato tutto, quei libri che nascono così spontaneamente. Un anno di lavoro che restano un po' come costruire un puzzle senza avere un senso, alla fine si è stato trovato la dei commenti, delle impressioni che ho raccolto di nuovo. Perché c'è sempre un caso sbaglio di queste cose. Per me è stato purtroppo la cerimonia del 9 maggio, quella che è dedicata alle vittime del terrorismo, del 2011, finale, voluta dal presidente napoletano. La cerimonia che nel 2011 era dedicata in particolare ai magistrati. Ma in questa cerimonia ho avuto un po' di male sorprese all'inizio del libro, cioè di verificare come, al di là del fatto che avessi un conflitto particolare del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura per due parenti del magistrato, mi spiace molto per il sarcasmo, cioè di vittime. Soliti personaggi che, pur facendo parte della nostra categoria, hanno da tempo una visibilità, una serie di privilegi, un innescato carrierismo che è diventato imbarazzante. Allora, per me non è tanto, ecco, dice la ragione, adesso parto e mi sfogo, non è tanto la ragione di dire, ma insomma, sei arrivato, ti sei arrabbiato perché ti hanno detto, ma senta, lei vada un po' a sedersi dove trova posto, si arrangi un po'. No, è stato fare alcune riflessioni dopo. Per esempio, vedere tante persone vittime del terrorismo che sono venute a Roma per la loro giornata e che sono dovute andare via, ma non perché si indignassero, perché non c'era il posto, perché non potevano stare in piedi. Parlo di persone che hanno delle invalidità permanenti e che poi mi dico, sai Massimo, io sono andato via, non c'era neanche da sedersi, io dopo un'ora devo sedermi, una
posso fare diversamente. E questo può essere già un buon motivo per raccogliere un po' di indignazione e decidere di chiedersi, anzi di chiedere a tutti, ci sono le vittime di serie A e quelle di serie B o non ci sono? Io l'ho detto, l'ho messo per iscritto, ho fatto, sì va bene, ho fatto il victimarium, ho messo diverse categorie, ho messo questa ideale cima, questo percorso verso questa apoteosi finale. E il sarcasmo però, cioè, nel mio caso è autoironia, cioè, non vorrei che nessuno pensasse che ho voluto essere io vidente verso la tragedia o dolore di nessuno. Nel victimario non faccio parte anch'io. È una sorta di autodifesa, autoironia, che viene dal fatto che voglio evitare quella curva che non posso tollerare del patetico, del compassionevole, della commiserazione. Serve un po' a sdrammatizzare, un po' a sfatare le cose. Mi rendo conto che possa suonare come una cosa amara, ma questo è un dono materno, perché la mamma e la cagliaritana loro sono terribili. Per fare un esempio che è illuminante, una volta io avevo una giovane, avevo appena cambiato fidanzata, e chiaramente mia madre, che comunque non ha mai fatto la suocera, adesso lì spero che non... non ha mai fatto la suocera, però diceva, si informava, diceva, beh, come questa nuova fidanzata. E io, non sapendo come descrivo, ho fatto una, per dire cosa vuol dire essere sarcastici, ho detto, ma cominciate la descrizione, dico, è un po' più alta di me, e mia madre subito ha detto, ci mancherebbe altro, mia madre. Ecco, questo, cioè, questo è il sarcasmo materno che io ho ereditato. Non ho paura di essere severamente autocritico. Mi dispiace di aver ferito forse la sensibilità. Però la domanda è sempre quella, ci sono le vittime di serie A o di serie B? Ci sono o non ci sono? Allora, quando io vado a Roma, vedo persone sedute, faccio breve, poi io partecipo alle riunioni dell'associazione delle vittime del terrorismo, e nel direttivo, quindi sto parlando già di un gota di vittime, cioè già di vittime selezionate, allora di là vedo gente in prima fila con carriere, le ho definite missilistiche, ognuno è libero, immagino anche, cioè, vedo la loro visibilità, vedo il loro prestigio, vedo le gratificazioni, vedo tutto questo. E poi in questo piccolo gota di vittime del terrorismo siede vicino a me qualcuno che non ha ancora avuto un centesimo di risarcimento. Allora non si chiede, ci sono le vittime della serie A e quelle di serie B? Oppure immaginiamo un poliziotto e immaginiamo che in questo consiglio direttivo sieda il fratello di questo poliziotto. Un poliziotto che all'età di 25 anni viene comandato di effettuare un arresto, effettua questo arresto, rimane immortalato da una telecamera della televisione, viene riconosciuto dagli amici degli arrestati, viene aspettato sotto casa mentre in borghese sta citofonando alla fidanzata e viene ammazzato. Campagna. Non faccio nomi perché ho voluto tenere un discorso, sì, è Andrea Campagna, 25 anni. Allora, una legge che noi abbiamo avuto dopo 40 anni di battaglie e dopo 40 anni di decine e decine di provvedimenti invece a favore e a vantaggio e in difesa della criminalità, che decide che per questo poliziotto debbano esserci 10 anni di contributi INTAP, di contributi pensionistici a vantaggio. Questi 10 anni sono quantificati in 1.190 euro da dividersi fra gli eredi. Quanto guadagna un parlamentare? No, perché se poi uno si deve fare la domanda, ci sono le vittime di serie A e quelle di serie B, la faccio a voi. Se ci sono, qualcuno non lo sa. Io vedo queste cose,
vedo queste sperequazioni, vedo queste disparità, non è che mi dispiaccia tanto di sedermi in ultima fila, però ho avuto modo di registrare. È così scomoda, in qualche modo Fasanella ha fatto intendere, perché in quegli anni molte persone che in qualche modo l'hanno scampata rispetto ai processi poi si sono costruiti un percorso di vita, un percorso professionale estremamente così favorevole. D'accordo, però c'è una politica e c'è comunque necessariamente la necessità di riequilibrare le parti. Perché questa verità invece è sempre stata in qualche modo ritenuta, questa verità, o meglio questa, l'ansia di questa memoria è stata in qualche modo sempre strumentalizzata a scapito delle vittime rispetto ai carnefici? Ecco, comunque questo processo ha preso una sua, un suo andamento regolare, costante, quindi non è solo una questione culturale, intellettuale, forse investe anche l'aspetto più strettamente politico, le ambiguità che in quegli anni in città, per esempio come Genova, piuttosto politicizzate, il terrorismo evoca inevitabilmente brutti ricordi e per questo l'ansia di rimuoverlo prende campo. Ecco, Massimo Coppo come si è spiegato perché a Genova in qualche modo tutti questi discorsi stentano ancora di più a venire fuori? Allora, c'è quella che Primo Levi chiamava la zona grigia. Primo Levi diceva, vabbè, i nazisti, ok, tutti quelli che hanno collaborato, che non abbiamo avuto una zona grigia. Dal libro si vince. Ma in qualche esempio pratico, vabbè, lo facciamo sempre, l'amico della Rocca, sorriderà. Le 3.000 schede recuperate nel covo di Via Fracchia. Schede precise fino al dettaglio sulle abitudini di vita di possibili obiettivi, 3.000. E ancora prima le schede, tipo quella in cui c'erano annotati i miei orari delle lezioni del conservatorio, che se ne fanno delle orari del conservatorio di un quindicenne? Niente, non c'è un piano, è una dimostrazione di potenza, una dimostrazione di efficienza. Più di 3.000 schede. Provate a immaginarlo in un'epoca in cui non esisteva telefonia mobile, telecamere digitali, computer. Cosa significava questo? Poter contare su una rete di copertura, di fiancheggiamento, di intelligence spaventosa. E questo solo in una città come Genova. Sacra Corona Unita. Il terrorismo di tutti i colori, rosso, nero, separatista, medio orientale, addirittura quello creativo, tipo una bomber, c'è gente che prende e comincia a fare a pezzi gli altri tanto per fare. Siamo il paese delle stragi irrisolte. Quale altro paese ha questa nostra stessa storia criminale in Europa con questo livello di domande irrisolte, di assassini impuniti? Siamo il paese dove, beh, un nome lo posso fare, un pluriomicida conclamato e acclarato come Sergio Seggio si presenta alla trasmissione della Luce Annunziata, posso farlo, non siamo in fascia protetta, posso farlo, si presenta come opinionista e con mia grande amarezza si trova... Posso interromperti? No. Luce Annunziata rifiutò, tra l'altro, parlare della tua storia e di quella dell'altra nella sua trasmissione. Sì, beh, per questo lo posso dire. Potrei dire qualcosa su Lucia Annunziata, ma mi astengo perché so che ci sono dei magistrati in sala. Querele di parte. Sì, d'accordo, però il fumus di reato ormai è imminente. Per cui... Sì, beh, un Sergio Seggio pluriomicida. Però abbiamo avuto di peggio, siamo il paese dove un Sergio De... ma si chiamano tutti Sergio? Sergio De Dia, 30 anni per concorso in omicidio, una brevissima parentesi, considero concorso in omicidio peggio dell'omicidio stesso, per me è una sorta di vai avanti tu che io ho altro da fare, una sorta di, o come ricorda
anche qui l'amico della Rocca, a proposito del mandante, anche Adolf Hitler con le sue manine non ha mai ucciso un ebreo, eppure lo consideriamo responsabile, credo, se non è cambiato qualcosa. Ma anzi ci troviamo all'opposto, faccio due esempi. Il sequestro del giudice Sossi, mio padre che non volle patteggiare si trovò completamente isolato nella città e nel paese. Di Moro, lo Stato alla fine è stato accusato di non aver patteggiato, di essere responsabile lui alla fine della morte di Aldo Moro, perché eppure sarebbe bastato un cenno, sarebbe bastato, non l'ha voluto fare, quindi all'opposto. Perché questi, io posso spiegarmelo solo in questo modo: ci sono delle verità, ci sono delle responsabilità che nessuno vuol prendere a più livelli. Però attenzione, ripeto, per tornare al discorso del concorso in omicidio, non è che, come io ho avuto modo quindicenne di verificare al liceo o quel clima che c'era attorno a mio padre qui a Genova, ma immagino fosse lo stesso altrove, non è che io consideri così meno responsabile l'indifferenza o anche solo il sorridere di fronte a un gesto criminale o anche solo l'ammiccamento. Invece i servizi e gli apparati dello Stato che hanno deciso tutti questi arrivano persino a sacrificare in questa loro idea coloro che li servono. Come dire, era tutta una cosa gestita dal... No, però se tu dici va bene, la polizia sapeva, allora io devo però fare l'elenco e sarebbe sterminato dei rappresentanti delle forze dell'ordine a partire dal saponare Deiana che hanno lasciato le pelle. Ma praticamente si è usato spesso un termine non bello, si chiamano delle vittime. Tentato omicidio. Allora, io volevo riprendere questo discorso che è molto molto interessante, ma al di là di ciò che hai fatto prevedere Giovanni Fasanella, che è un scenario estremamente fondamentale da poter esplorare in una situazione qualche diversa, richiederebbe troppo tempo. Vorrei soltanto riportarvi dei fatti. Allora, giusto quello che dice Giovanni Fasanella, dal 76 al 78 fanno le Brigate Rosse e altre anche organizzazioni, fanno tutto quello che vogliono. Questo sembra un paese assolutamente allo sbando. Ma poi smantellamento della scuola di Santini, della Chiesa, eccetera, eccetera. Si ricomincia poi dopo l'omicidio Moro e si ritorna nuovamente con l'incarico dalla Chiesa. Dalla Chiesa fa tutte le operazioni che sappiamo e riesce a seguito anche dell'operazione di Pecci di dare veramente mettere in scacco matto le Brigate Rosse. Attenzione, io sono un attento lettore degli atti processuali. Avviene una cosa molto interessante, sto parlando per Genova, ma credo che riguardi anche altre città d'Italia. A seguito della rivelazione dei pentiti vengono individuate le responsabilità singole degli appartenenti alle forze di fuoco. Quindi, diciamo, il nucleo specifico delle Brigate Rosse, non irregolari, ma i cosiddetti clandestini. Quanti erano questi? Poche migliaia. Di questi, tramite la rivelazione dei pentiti, si arriva a determinare le singole responsabilità e si fanno i processi. I giudici, che a loro volta si erano costituiti in pool, perché per arrivare a tutti quei risultati si erano costituiti dei pool antiterrorismo nelle principali città italiane, cominciano a fare i processi direttamente per quanto riguardava questi fatti, che diventa la priorità 1. Passano 3-4 anni, i pool dei giudici antiterrorismo si smantellano spontaneamente, si esauriscono i processi. Quanti erano? 1.500, 2.000? E gli altri? Io ho visto gli atti processuali dove ci sono dei personaggi che intervengono in azioni specifiche terroristiche. Posso parlare tranquillamente, nel mio caso, l'ho letto benissimo. C'è un personaggio che fa dell'istruttoria, per quanto mi riguarda, doveva partecipare al tentato terroristico, poi non viene giudicato idoneo, conta sua, però aveva partecipato a tutta una serie di azioni,
Questo nel momento in cui si apre il processo, a questo punto interviene come, come primo imputato, poi sparisce dalle carte processuali. Allora, la cosiddetta zona grigia, le famose simpatie e quant'altro, c'è stata una sanatoria micidiale negli anni Ottanta, cioè non è che ci dobbiamo lamentare ora, la sanatoria è stata fatta allora, per una serie di circostanze, indubbiamente i processi e le pene a questo punto assolutamente munifiche da parte dello Stato, i puri omicidi che dopo pochi anni escono, l'omicida di persone che io conosco che si trovano al bar con i suoi familiari a prendersi il caffè, e alcuni di questi si sa, si dice, fanno parte delle società editrici, sono nell'ambito del giornalismo, sono nell'ambito anche di attività industriali molto importanti, mi scorrendo, fanno parte della nomenclatura, ma indubbiamente si è voluto a questo punto gettare sabbie e annullare il ricordo, una situazione che è veramente molto molto imbarazzante. Qui Prodest, che ha avuto vantaggio di tutto ciò, probabilmente forse sono gli stessi soggetti della nomenclatura. Io mi azzardo a questo punto a fare un'ennesima provocazione. Ma questi signori che non siano stati mai identificati, attenzione, non sto parlando dei colpi di fuoco, quelli che ci gravano anche intorno, forse erano abbastanza pericolosi, che allora erano sicuramente degli allievi del terrorismo, oggi cosa possono essere diventati? Si sono tutti convertiti, sono tutti bravi, hanno tutti ripudiato la lotta armata o le loro filosofie, teologie, eccetera. Io vorrei un attimo che ci fosse veramente un approfondimento su questi temi, perché forse che il nostro paese sia ridotto in certe situazioni, in certe circostanze, ci potremmo porre una domanda: se è più pericolosa una pistola che spara o un soggetto che all'interno della nomenclatura che può fare molti ma molti più danni. Grazie. Qualche altro intervento? Che in la mamma davanti c'è Leone e Pertini, considerando che c'era anche Cossiga, ho fatto un filotto di Presidenti della Repubblica. E questa, intanto, sì, c'è, sì, ma questa è la prova provata, intanto, che a 15 anni avevo i capelli. Allora, sotto c'è questo articoletto, brevissimo, ve lo leggo. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con un gesto molto forte, dopo questo è il giornale dell'11 giugno, quindi il giorno dopo i funerali, 10 giugno, nomina immediatamente il nuovo procuratore generale. Un gesto apprezzabilissimo, una risposta delle istituzioni, vuol dire, eccolo qua, avete ucciso il magistrato, c'è già, e viene nominato questo il dottor Moreno. Già il titolo, Moreno, un procuratore conservatore ma illuminato. La nomina del nuovo procuratore generale è stata fulminea ed unanime. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha investito di tale carica Giovanni Moreno, presidente della Corte d'Appello di Venezia. Il magistrato che dovrà raccogliere una successione difficile non è nuovo per Genova, e anzi condotto gran parte della sua carriera ed è così conosciuto da molti colleghi. Chiedere un giudizio sull'uomo non è facile, però si capisce che a Palazzo di Giustizia la scelta del Consiglio Superiore è parsa opportuna. Moreno è un conservatore, dice un magistrato, ma con una buona apertura mentale. È un illuminato, se si può dire così, e facendo un discorso di qualità è un buon acquisto. Non è molto gentile, considerando che mio padre è morto da 2 giorni, ammazzato, però... Pur essendo un uomo con idee conservatrici, e già questo è un problema, ammesso e non concesso che fossero verificabili queste idee, volevo fare anche una categoria dei criminali, dei delinquenti, che volevo chiamare, però bisogna vederlo scritto, volevo chiamare criminali, cream, cioè crema, cioè fiore. Sì. Chi sono questi eletti? Ho parlato prima del povero Andrea Campagna, sì. Beh, l'assassino dichiarato, conclamato e processato, lo conoscete tutti, è un turista spiaggiato su una mena spiaggia brasiliana.
e credo che sia meglio dei 1190 euro di 10 anni di contribuzione, tanto vale la vita di un poliziotto di 25 anni. Ecco, i francesi sono stati molto più tolleranti. Il tempo è scaduto, ci sono i titoli di coda, grazie, ringrazio Giovanni Fasanella, chiaramente Massimo Conto, grazie per la partita.